Il 7 aprile 2009 è una data che resterà negli annali della storia del comune di Leini, perché è in questa data che Leini ha coronato un sogno: diventare città universitaria. È grazie infatti alla convenzione firmata dalla SUISM e dal comune che nasce il campus di scienze motorie presso la cittadella dello sport di Leini, una modernissima struttura attrezzata per ospitare oltre 1200 studenti. Il magnifico rettore dell'Università di Torino Ezio Pellizzetti e il sindaco del comune di Leini Ivano Coral hanno firmato un atto che cambierà il futuro della città. La più numerosa facoltà di studi delle scienze motorie d'Italia si trasferisce in un'area dotata di 4 palazzetti, un'arena, 2 piscine, un palazzetto per pista di atletica indoor in fase di progettazione e 4.000 metri quadri di aule, più tutte le residenze universitarie e le mense per gli studenti. Una vera rivoluzione. Sì, sono 10 anni che ci lavoro e devo dire la verità che ho avuto in Postiglione, il dottor Postiglione, un uomo straordinario che ha creduto nel sogno come me e piano piano l'abbiamo portato, però un sogno che veramente vale, perché sono 2.000 ragazzi che entreranno in questo territorio con una necessità enorme di strutture sportive che saranno prese dai vari comuni, da San Francesco al Campo per il velodromo piuttosto che Volpiano, San Benigno, per tutto quello che sono le strutture di supporto. Assolutamente sì, per noi è un successo dopo anni di duro lavoro, siamo contenti veramente moltissimo che finalmente il SISM, cioè l'Università di Scienze Motorie, cioè l'Università dello Sport, venga qua lì a fare una sua sede e noi siamo veramente emozionati, direi quasi, per questa decisione che veramente lancerà Leini oltre che sul settore industriale, agricolo, eccetera, sul settore dei servizi dell'università. Quindi questo è un nuovo inizio per Leini, lo sviluppo futuro dei prossimi 10 anni dipenderà molto da questo. Sì, sicuramente l'insediamento dell'università è sempre positivo per tutti i territori o i quartieri dove noi arriviamo, per diversi motivi. Innanzitutto l'aspetto formativo e culturale, la presenza di giovani e anche una ricaduta di tipo economico, perché un'indagine che è stata svolta dalla Fondazione Rosselli ha certificato che ogni euro investito nell'università ne restituisce 4 al territorio. E si dovesse sperare nelle invasioni, questa era quella a cui si poteva sperare nella maniera più assoluta. È un progetto che Leini sogna da molti anni, che è già nato nella precedente legislatura. È un grandissimo successo non solo per Leini ma anche per il territorio ed è un esempio di diversificazione di discipline sul territorio che l'università ci ha dato la possibilità di sperimentare, e quindi non solo più un'università torinocentrica ma un'università matura per poter dare sul territorio opportunità di sviluppo, opportunità di crescita, e questo ovviamente è un aspetto molto positivo.